prima, più di prima, taverò. Udite, udite, il maschio umano fra 10 anni sarà in grado di partorire. Il maschio dell'Homo sapiens tra un decennio potrà rompere le acque oltre che le palle. Lo dicono gli scienziati dell'Università di Cleveland e nello specifico la dottoressa Karine Chang, che sta lavorando per la sperimentazione clinica del primo trapianto di utero, alla quale dico brava Chang, bella cazzata. Ma scusa, con tutte le malattie, con tutte le sofferenze che ci sono nel mondo, tu vai a pensare al trapianto di utero dell'uomo? Ti sembra una priorità? Ne vedi tanti, tu cara Chang, di uomini in giro che desiderano una gravidanza? Non era meglio se proprio volevi passare un po' di tempo a inventare minchiate, studiare il metodo per fare la pipì in piedi a noi donne invece di cercare modo per far partorire gli uomini? Non serve niente lo stesso, ma almeno non devi sventrare bacini e costruire utili di plexiglass. Ma la Chang dice che in fondo far partorire i maschi non è così difficile, perché non ci sono tante differenze tra l'anatomia maschile e quella femminile. Certo, uomo e donna fra loro si somigliano di più che una donna e una lumaca, o un uomo e un toccapillo giallo. Minchia Chang, deve essere proprio nell'istinto dei cinesi taroccare qualsiasi cosa. Lei sostiene che bisogna organizzare solo dei piccoli spostamenti di organi interni per fare spazio, come quando porti a casa un mobile nuovo dell'IKEA. Cioè, per farci entrare un utero, per dire, devi spostare un trancio di fegato, levare due o tre costole e qualche metrata di intestino. Non mi sembra poco, amore, dalla lontana Cina, lo sai? Per far partorire un uomo bisogna svuotarlo con il cucchiaino, come si fa con gli avocado e i frutti della passione. Senza contare che a fine gravidanza anche l'uscita classica è un po' un problema. Da dove lo vogliamo far partorire l'uomo? L'uomo, detto in bel modo, è un groviere a buco unico. Forse l'idea potrebbe essere farlo nascere dall'uscita posteriore, dall'ingresso artisti, dal tubo di scappamento. Se invece, cara Chang, i bambini sono due gemelli, si potrebbe tentare l'opzione di farli uscire dalle narici, come le caffettiere con i due beccucci, grandissima pirla. Tutto questo perché? Per permettere all'uomo qualcosa che molto difficilmente potrebbe desiderare. Ma poi hai l'idea di che rottura di moroni fotonica un maschio incinto potrebbe essere per la moglie? Già quando avete le emorroidi voi maschi fate testamento. Con la febbre a 37 chiamate tutta la famiglia al capezzale. Se vi spunta una pustola dentro al naso avete paura che divenga cimurro, figurati una gravidanza. Siete terrorizzati se dovete strappare un cerotto dai peli, figurarsi affrontare una decina d'ore di travaglio per mettere al mondo un comodino di 4 kg. Le donne sì, le donne sono geneticamente abituate a sopportare il male da millenni, ma gli uomini quando pensate che romperebbero? E al posto dei vestiti pre-maman, cosa ci sarebbero? Dei vestiti pre-papà, da uomo, completo da baccario grigio con marsupio per pancia di 8 mesi. Ascolta, ciuciu secche, se vuoi proprio donare a un uomo qualcosa che hanno solo le donne, regalagli le orecchie calve come le nostre, che a loro dopo i 50 anni crescono dentro le rosa spine.